Sul cappello che noi portiamo c'è una lunga penna nera che a noi serve, da bandiera. Buon dia a noi da Telaltobut. Voi sincul maresciallo Sandro Concina, che non sconti, c'è mucca aere la vite in te caserme Maria Plozzi Nermenti, quanca era in funzione, e riguardi quanca ospitava gli albanesi. Io dico allora l'intervista di Lele Plazzotta. Buonasera, un saluto a Sven della caserma Maria Plozzi Nermenti di Paluce. A chi non poteva mancare una persona che ha fatto una vita intera qui dentro. Si può dire, come che si dice, tutto casa, chiesa, tutto casa, lavoro. Per Sandro Concina, tutto casa, caserma. Beh, sì, quasi, perché io qui ho fatto un bel po' di anni, ma non tutta la mia vita militare. Io sono arrivato qui per di Val d'Aosta, che era la scuola militare alpina, il 12 di giugno del 72. Dopo sei stato qui fin a fin metà di settembre, dopo sei stato all'OTAF, che mi ha chiamato io, orgoglio sportivo all'OTAF, che a volte correvi e via. Dopo in tal'80 sei tornato qui e sei restato qui fin con che avevi inserato la caserma. Sei stato anche qui albanesi o De Franceschi, nome neanche di Paluce, e praticamente abbiamo vissuto il periodo più intenso, penso io, che abbiamo vissuto il battaglione Tomieci di Avanti, la tragedia del terremoto a Vincion, perché che gli anni che abbiamo fatto, il reparto è sempre stato un reparto di ponte, e dunque sempre fur, sempre manovra, sempre i campus normali e tutto. Abbiamo lavorato un grum. Il tuo compito di maresciallo? Qual era in caserma? Qual è il compito del maresciallo in una caserma come queste? Beh, io sono arrivato a Sergiente. E da Sergiente si è andato in compagnia, si è andato a fare campo su a cosa. A chi al comandava anche volte il colonnello Calimuarti, a te di. Mi viene su dopo il nome. Dopo si è arrivato qui da sergente maggiore, si è arrivato fin da marciale. Però il compito di Gnolo è stato quello di magazzini sulle compagnie, con eri sergente, no, eri già marciale, hai gestito la mensa ufficiale, dopo con l'avvio del Tomiec hai avuto che restare qui la 2 e 12, sei restato io qui. Hai la cucina, il spazio, dopo si eri in 2 o 3 e si faceva un tic tut, no, qui. Allora era anche il De Franceschi, che sì, ha potuto fare tutta la sua vita qui. Perché che lui, io si arrivato, che era qui, e sei là via, che lui l'arrimò qui, che alla fine discerà la caserma, dopo che sono la zia io albanese in lui. Sì, che in tal periodo del terremoto tu eri qui? No, dal periodo del terremoto io ero al Vicenza a Tomiec. Sì, avevi l'ufficio posto al battaglione Vicenza a Tomiec, che dopo il Vicenza l'era tu, io sei là al reparto dell'artiglieria a Tomiec, sì, al Chierci artiglieria. Tra i militari sei in chi quando tu eri tu? E andare un. Andare era la 72, la 12, la 114, la compagnia Comand, andare un 400, 380, 400, andare, e dopo ferme, perché per un periodo stare qui la 2 e 12 dal Valtaiament
dunque andare a 5 compagnie, andare anche più in. Ogni compagnia è 100? 80, 100, 80, 100, sì. Sì. Dopo che la centro culturale, cioè la Salmeria, forse beveva di più. Tu facevi un orario normale, che tu venivi giù a che ora e tu tornavi a casa a un'altra ora? Ma anche a volte non era orario normale, anche a volte era 24 ore, sì. Si faceva sì che gli orari normali, però c'era sempre fuori e via. Dopo c'è busto, se era finito il lavoro, si andava a casa 5 secondo il periodo estivo invernale, e se no si stava anche qui e via andava avanti. Noi qui abbiamo avuto un grandissimo uomo che ho soprannominato, che è stato Catalan. Sì. Catalan aveva la facoltà di farti lavorare senza che tu ti inquargesse. Però ti trattava come se tu fossi un miliardario, non da ufficiale, sotto, ti trattava così, no? E con lui si è lavorato tanto, sì. Ma sempre contento, capisci molto? Aveva che facoltà a Catalan, è stata una persona meravigliosa, io l'hai sempre dal mio cuore. Dopo sì, è stato Aitis, brava inno, era nome lui, ma che li veia inno Kraut. Sì, sì, sì. Ecco, il rapporto che era, da un soldato, da un giovane che arrivava denti il primo di in tune caserme, che, come che, a fin, tu notavi su trasformazioni in queste persone? In 10 volte mesi, facevano che volte, 15, 10 volte, non no, sai. Io con che io ho 12 qui, sì, io avevo già fatto 12. Sì. Io ho fatto un anno con 15 mesi che arrivato mezzo. Cioè, si notava queste trasformazioni in un giovane? Non ti conoscevo, sì. Da cemù che arrivava, cemù che esceva, se me fosse arrivato frutto, se esceva, non stinga di OMS, ma sì. Quasi OMS. Il 90% era così. E anche se eri scontento di fare, perché tu avevi i soldi, la disciplina, eccetera, no. Pesava, però alla fine avrei servito queste robe. C'è che come a 10 anni, ma per tanti giovani di come vorresti di nuovo la vita militare? Io ho due figli, Steve e Simon. Uno l'ha fatto la NAE e uno no. La differenza tu l'hai avuto. Tu l'hai avuto. Bon, forse il piccolo ha la più confidenza come è del grande, perché che non la fa la NAE, nessuno gli ha detto stai zitto, nessuno ha... più libero, quindi... Lui, eccoci, però la NAE deve tanto, massimo chi era timid che si svegliava, perché si squegneva, perché che volte i vecchi si tormentavano, i giovani, sai? E si squegneva e svegliava. A un certo punto saltava. Ma talmente in un mi disco, giovani, 30, 40 anni fa. Da dove venivi? Da Mondalune? No, ma andare. Che dopo magari niente in un mi disco, timid, pauroso, perché chi ha detto fame una volta non si asseva col coraggio di come. In fame, che volte gli davano dal voo, gli davano da lei, sì, non è. In time questo, non è come come che. Ecco, voi vai di maresciai, potevi intervenire? Quando andare sopruso tra il vecchio e il giovane, potevi intervenire? Si squegneva, sì, guai se no, guai. Dopo ultimamente era Gesù proprio una regola che non potevi fare noi, il nonnismo era stato abolito, si squegneva a combattere, era proprio una politica venuta fuori per abbattere il nonnismo. No? Ecco, il nonnismo è un fenomeno che inizialmente si diceva ma il servizio per svegliare che veniva in urmidis, che non era in tanto svegliare, però andare anche esagerazioni qualche certamente, volta. Certamente, sì, sì, andare esagerazioni, tante esempie. Però dopo, a causa di queste esagerazioni, sono state appaddenti tutti, non tu potevi niente di, non potevi niente di farmi la branda, no? Sì, che questa lava lì mi ha fatto fare la branda e veniva fuori un putiferio. Sì, 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 era... Ormai da Pete era arrivato a chi gli aveva lei. All'inizio era io ufficiaio, faceva i sottotenenti, il sottufficiaio faceva i sergentini che arrivava, esisteva dappertutto il nonismo, no? Però dopo causa sempre che l'estate anche un ben per queste esagerazioni. Sì, i salmeristi facevano la particola con la roba dei muoi e scognavano il mangiare, dai, questa roba sta qui, all'era giusta e vitale, no? Però boh, e le sparite c'è il nonismo dopo, no? Comunque la NAE, che il signor sì, ha portato stessa la Inta Sveasi, perché è stato tante volte, tu segnava pure avevi ragione, segni di signor sì. E che ti faceva un pace che ti portava a sognare, immaginare denti e pensa sora, no? Scusa Sandro, allora,
Io ne ho fatti militari, precisi. Però uno è dei motivi positivi da nare, all'era di che ti fa capire che in tua vita andai contraddizioni, a succedere in robe che tu non ti cruzi niente di che ti vengi, tu hai di affrontare. Cioè che li fai va a 2 di notte per fare un di là esci fuori di colpo così, a servivi al giovane, li fai capire che in tua vita vengi, tu hai affrontare la contraddizione da vita, per modo di dire. Esa giusta l'osservazione? Ma no, l'era fatta perché, però al serviva perché, cioè sì, che tu dici tu l'hai giusto, sì. Perché che a forza di farlo e ti veniva l'abitudine che in te vita tu l'affrontavi senza stare a pensare, anche prima magari tu ma sì, ecco. Però l'addestramento era proprio mirato in caso di scogliere fa interventi e via avanti. Effettivamente capitava spesso che si faceva allarmi, chiamava i camion di corsa e a Binora non si sapeva nulla, no? Ecco, a Binora non si sapeva nulla, però via, cioè la sera non si sapeva nulla e via per noi ci mandavano a clamare. Chiesa. Era addestramento che lei, no? per preparare la Inti, noi siete imbranati. Esatto, sì. Come ti accarini che le caserme, c'è in tal cuore, c'è chi fa aiuto di queste situazioni, che da ciò che erano. Dove il dente di vuole, sì, eh? Sì. Sì, ho disaveritato, sei un tic... disegno era beato per non dire per aulatas, perché era l'unica caserma intestata a una femmina in Italia. Avevo tutti i problemi che avevo con le femmine, via davanti, io questa caserma qui l'avrei fatto il monumento delle femmine. Invece, come ormai tante robe in Italia si lascia là, non si chiale niente. Io sono arrivato al punto che si è obbligato, come a faccia che le da fa a buttarle io, cioè non si può tenere un'indecenza da genere. Però prima l'era da fare, secondo me. Beh, tu hai fatto il lavoro, dopo finita l'attività militare, tu hai fatto il lavoro di edilizie. Sì. A chi secondo te non si poteva recuperare la caserma, perché che l'ha rifatto antisismica non era, la stanza massa alte, i serramenti non erano adeguati, cioè andare a spese massa grande a convenire un buttare aiuto a fare eventualmente, no? Ma altro era da fare, sì. Io come sicuramente non si poteva tenere come che era, interventi era da fare basali, magari via in davanti, magari in che strengi, però la struttura di caserme aveva da restare. Era sanatorio, era caserma che arrivava il training qui, ha buttato in via tutto, centenari di anni di tradizione secondo me, no? E dopo io ti dicerei, avevo opere incompiute in Italia, io dico pure per televisione, ospedali, faccio con tutte, non denuo denti, colli in denti. 4 francs per metti a posto questa chi pensi che non era tan difficile da chiattare, per me manca la volontà, ecco. Sì, ma bisogna sapere anche quale destinazione da a queste strutture, pensi che c'è carri di albergo, si parla di che c'è carri calati, ma effettivamente poco come vengono un po' la turistica, le zoccolane, l'albergo diffuso, le inca gire, tutte le inca vengono da fuori e sono contentissimi di che abbia le zone, cioè bisogna che siete veramente una potenzialità di sviluppare queste caserme, con un albergo così. Ha tentato, mi sembra, in qualche maniera di fare un centro di benessere, non sai, però è stata una roba morte così, no? Sì, ma perciò che non è stato l'impegno di nessuno, insomma. Bisognava sentarsi intorno ad una tavola e che chi ha il potere decisionale di decidere se fare queste robe. Si poteva fare tante robe. A me mi è arrivata in Chievorella che l'aveva domandato a un'università di un posto come non sai dire di là. Perciò che avin una zona che in là che la flora è una delle migliori di tutta l'Europa. E non stiamo sfruttando noi di queste robe qui, sì, se continui a andare avanti così, mandi chiarni e poi metti le sbarre ad amare qui. Ecco, come non sai, come militare, se tu sei grande di qualche riguardo che tu hai, di qualche episodio comico, perché in te sei rietato, anche di comico sarebbe venuto fuori. E con te, c'è che ti viene tagliato come? Hanno vinto tante, hanno tante robe. Insomma, che imbranasse, di che alpinsi imbranasse che arrivava in donne? Ma come no, lei, a scim faceva tante, come no...
Hanno detto tanto, non mi viene né Gesù. Comunque, andare in che non ti accarava, andare in che tremava da paura. Non so se lei ne scrivi tanti. Ma a me mi è capitato un caso di che, sì, dopo, tu vai a sentire ultimamente, tu cominciassi a vedere ragazzi, l'estate. Io ho avuto un episodio che mi ha inchiappato per quello, Pestiales, e non vuol dire il nome e cognome, ha detto che era di Cimolais. È un bravo frutto dopo, Sì, dopo. Non c'è ecco, recuperato dopo? Sì, dopo ecco. Recuperato è venuto un bravissimo. E questo è anche un bel risultato, no? Sì, sì. Della vita militare. Sì. E Faz Brutz, cioè di non sai qualche spasmarce su campo invernaio estivo, incidenza quel che latte no, ben, no. Io personalmente io si arrivata qui quando si inlazza a fare campo su a Fors d'Isore in che stagione d'inverno era succeduto che era venuto di la slavina no la passo il passo a Fors d'Isore sì a chi le rifugio già di passo sono morti molti, andiamo morti due o tre militari e eravamo materiali molto sotto che noi non siamo mandati a recuperare che avevamo portativo. Sì, fatta e dopo quei campi invernali erano fermati, mi sa me, dopo erano rallentati. Che... Non sai perché io non eri, sai che dopo hanno cominciato a mettere su che smette o monte, manco il pressions. Sui ufficiali che una volta se noi passava la carriera là andare tante robe no? Dopo Alca l'è cambiato dopo che è fatta anche un campo invernale o estivo era stabilito si vede partire con qualsiasi tempo e di solito si partiva con qualsiasi tempo sì infatti c'è campo invernale palando la neve per passare con i muri che non si passava che andava a metri di neve io ho perduto un muro al campo invernale sulla sore di aria che si chiama lei per la sua che dopo si va giù a Moec non mi viene il nome un mulo in perduto sul passo Sierra scavalcanti il Sierra l'antica cosa un mulo in perduto che su da Promosa si lava via per la sua Montelago e la giù a Valdaier e viene davanti. Capitava, però di che militare mi senti in Omoarz? No. Però i mui erano considerati quasi come alpini, e sentuti oggi, erano una roba sacra quasi, no? Prima che arrivassi io probabilmente era lui, come si arrivati ieri, perché i mui potevano copare due alpini che facevano la stella per culo e dopo io copavo, se no non lo copavo. Io l'ho scopato appena di prima. Dopo si sono tutti gli incidenti, ad esempio, quando si mettevi in dal mulo e dava la pidade, nel muarzo, ecco. Succedeva, sì, a Ponteibe, in artiglieria tanto, perché sì, i nostri smui erano tipo i piccioli, no? Che l'artiglieria, i nostri erano i bardotti, così, no? E l'artiglieria era anche una roba più pesante di amenatore che noi alpins. Sì, comunque... Beh, è semplice andare bene per il campo, tanti buttati a baschi non arrivavano all'andevante e via dai massimi le prime smarce, diavolo il zaino, ti sognavi là con due zaini e via. Però insomma, dei campi si era sempre duci. Che zaino, tanto pesava alla fine dei conti? Pesava più che l'invernale o che l'estivo? E beh, pesava più che l'invernale, di che l'estivo, perché era la roba più grossa. Di là tu avevi la squadra di... Sì, l'autorità in materia sì, comunque io sui 25 kg, 30 kg pesavo con la scroppa e tutto. Dopo tu vai a MG, tu vai a tutto portati attorno. Baruffe stramilitari, succedeva, sì, e mettevi i denti e buon. Sì. La nave come dava di Uzzubizza, stai punito e era di sistemata. Tornavano gli amici dopo? Certo, sì. Scognava. Per amore o per forza? Certo, sì.
Si udavano tra di loro, anche? Sì, sì, sì. No, no, c'era una fraternità eccezionale, anche coi Bez, eh? Sì. Uno aveva Bez, la mangiava pavnini, stesi, no, sigarette, massima dopo, no. A chi degli alpinschi, roba lì, anche salera il nonismo, però era una roba meravigliosa. Sì, 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 sì. Infatti che quando si chiate in di nuovo ti sa adunare a essere i nomi di tutti questi Che hanno al da contare, se no sì, tu mi assata così, sì, tu mi assata con là, io volto in da noi da contare, sì, voto. Fatto quattro marce, se buono. Ma Sandro, se tu scontanti mo che tu scontato come la tua vita militare qui, se no passi al periodo dei albanesi, che tu hai fatto un periodo che in cui albanesi. Ecco, se tu butti carino le domande di questo. Ma no, io volevo anche menzionare la int che è passata di chi. Int che purtroppo non è ati, non grande a me Martielli, Mentil, non grande a me Mentil. Giuliatini, Giuliatini, sì. Ciabrelli, tan con sei non sdeva Ciabrelli, era più anziano che aveva in chi, sì, non si arriva di tenere un ticcuietto, se sai tu sei Gesù Baran, no, non si arriva di tenere un ticcuietto. Non ti smette la tua vita di sportif, insomma, ti has fatto vonde, mi sa me, no? Fastas, fracastas, egistas, andai fatte snuf. Con cui eri tu in squadra in che volte? Io mi ricordo che mi incontro insieme. Qui eri in che volte? Come l'era Valerio Baritussio, il marciale più anziano di me, all'era che l'ha fatta anche anni, anche lui è qui, all'era Primus, Puntel, che l'ha deforestato dopo. Ah, sì, Sualt. Sualt, Ling, fuertissimo. Squarone, sì. Ma ne state tante indichi, solo che come i nonza, no, no. Beh, vai, facevi allenamento ogni dì quasi. Sì, con che ho arrivato mia ciò ogni dì, ogni dì, ogni dì, ogni dì, sì, sì, sì. Eri un trosso, siete vot? No, ero una ventina, una, sì, sì, perché che dopo da lì veniva in furia chi la veniva a fare le scastas, no? Sì, sì. Le sgistas prima e le scastas dopo, che erano i campionati militari, no? Tutto sfatto anche le cinque mulini, ti mi ha scontato una volta. Sì, sì, sì. Che la devi chiamare benissimo, insomma. La benissimo, sì, è buono, ma sono ormai... grazie, sono team, son team là, sì. Sono motivi di son di team, vanto, no? Sì, 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 sì. Si è venuto vecchio, sì, purtroppo, buono, dai. Ecco, e come... bombe, dopo i colonnelli, il Beat Grasselli, il Gismondi, ecco, il colonnel Gismondi si è arrivato qui, che Gismondi al gestiva dopo la Gladio, no? Lui all'era... Di lui da dove veniva gran parte? Veneto? Un po' da Pardù, Veneto, Piemontese, Liguri, sì... veniamo tutti da tutte le Alpi, abruzzese in Chiandera, sì, 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 sì. E a chi dal nostro battaglione, il nostro periodo, gli ufficiali hanno fatto tutti una carriera importante, proprio per il fatto che il nostro reparto era un reparto di ponte, no? E sono arrivati quasi tutti a generali, Gon, Fabris, i due frades primiceris, mi stiamping anche i nons, il Fedri stesso. No, hanno avuto una bella carriera. Passiamo allora il periodo dal 90, che sono gli albanesi. Sì. A che la caserma era in ottimo stato, era, no? Sì. Ecco, scusa, quando avevano finito gli ultimi militari che sono stati qui? In Cian? E che l'hanno, sono arrivati gli albanesi. Gli avanti al PIN, se mi sapete? Sì, effettivamente, io avevi da laiua a Vincion, il 13 di... marzo ci sono arrivati albanesi, no? Il 13 di marzo via Penot e sono venuti a Ciri mia chiesa che non l'ha avviati a Vincion ma avevi da venire qui in tal di Mambinore, ma non sapevi noi, arrivata qui ti è stato felice, c'è ne, non sai, dopo le arriva su colonel Zilli a venire il Mofruz, che era un matacchio, una persona meravigliosa, come arriva gli albanesi, oh ti dio, non sapevi noi. Mi sono messi di corsa a preparare tutto e hanno cominciato ad arrivare, tal domani, tal, due giorni dopo sono arrivati. Plan plan con la scorriera, se io vengo sistemato, qui, sono stato qui fino al 25 di lui, no? Troseri all'inizio? Abbiamo avuto 400.
Sì, sì. Io non c'è morduto a casa, tutti non si, tutti. 400. Da che sono stati mandati via, tutti non si, tutti a casa. Ah, stato, no, ma quattro mesi, che e hanno fatto marzo, aprile, mai, giugno e lui, cinque mesi. È finito il ciclo. Sì, dopo io si è andata, io a Vencion, e da lì si è andata a comandare il distaccamento a Lignano. Ecco, c'era parte che avevo avuto un loro, a Bonde Bieli, io... Cioè, ci arrivano i loro più di tutto qui? Pensavano degli attacchi ieri in tutti i paesi perché sì. Loro chissà che non c'è idea si era venuto qua sì, no? Sì. E che attacchi si era sdenti che a chi ringraziando Dio non hanno lasciato i carabinieri e porta ieri i carabinieri sì, non è che hanno potuto matare tanto sì. Dopo è venuto fuori per spiace scriveva di sfat tutto e viene avanti ma la realtà tenera che i vevi in rotta anche ma no il disastro che si conta attorno no. E due giovani sei in gran parte, due giovani. In gran parte due giovani, sì. E invece la femmine e la metudes? A tutti insieme? La famiglia aveva i stanzini, da che avevi i magazzini che erano voi, ma tutti sì. Da che la famiglia. E che altri avevano loro, la femmine, però non era una privacy, perché era una caserma, insomma. Non tu hai la possibilità di... Dopo andare tanti, sì, era pieno per tutti. Non è che tu potevi dire, bon, te palazzine che vi metti il nome femmine, là metti il nome homes. E dopo, anche loro stessi, lava e curlava. Se era la femmina che aveva, che lava là, e stava lì. Sì, dopo, sì. Non tu potevi là dire no, tu. Sì. Magari eri parenti, sì. E era una certa libertà, insomma. Certo. La fine sono stato contento, stesso, no? Perché, sì, insomma, abbiamo, è un voduto, insomma. Abbiamo avuto in tacchisti ufficiali che viene avanti, un gruppo disponibile, abbiamo chiattato in posti di lavoro, io avrei chiattato a circa un 160 il posto di lavoro attorno. Io avevo qui il Edgar, Mustafarai Edgar, che era il nevote dal ministro dell'interno quando era Mussolini in Albania. Ultimo. Laureato a Torino, suo pari e lui. Lui dopo ha allenato a lavorare insieme, grazie a Nandino. Ecco. L'ha andata a lavorare in Seima, l'ha fatto un po' di anni in Seima, lui ha ceduto una fabbrica di Bergamo, l'è diventato direttore a Bergamo, come in America che comanda una fabbrica con miliardi di operari. Come grado di istruzione era nel Benon? Io se ci vuol dire la verità ti dici che era mio ordino. Dai! Loro chiacchieravano inglese, italiano, non lo capivi noi, chiacchieravano in furlano, poco anche l'italiano. Però... Onestamente... No, io c'è che. Questa è la verità. Un applauso. Io presentiamo il musicante, ma ti danno me, che è Redino, Claudio e Giorgio. Poi sta ostiliato. La chitarra Marcello. La chitarra Marcello, al basso Colombaro, nel basso Colombaro, e al clarinetto Fabio. Clarinetto Fabio. E adesso la parte trainante del nostro gruppo, e cioè i ballerini della clappe di Zirà. Che mi prepara ballerino del gruppo clappe di Zirà. Bene, adesso la nostra orchestrina smorza la musica e passiamo al primo ballo. Si tratta della Furlane.
Allora, qui abbiamo una traduzione simultanea, per cui andrò molto lentamente. Tani mas sai musica che dëgjua, kemi vallën e par, furlane, që quhet furlane. Allora, la furlana è un ballo che veniva danzato attorno al fogolar. Furlana è un ballo che viene eseguito in retno caminetto, retno giacu. È una delle danze più antiche e tradizionali del nostro Friuli. È una valle più antica e più tradizionale del Friuli. Sarà eseguita dai nostri danzerini più piccoli. Valzohet, forse è una valtarata molto bella. Quindi, mentre i nostri ballerini si preparano, signori e signori, la furlane. Per questa valtarata, pregatite, zonia dei zotri, paraius furlano. Yeah.
që shkojnë bas shatakave, të cilët korin brullin në përë fërshat. Vi evocheranno tutte quelle azioni che noi scopriamo in primavera quando la natura si risveglia. Fantasia per banda ci porta nell'Orgo, uno stato del nord-ovest America, e l'ascoltatore è trasportato attraverso il paesaggio avvincente di questi luoghi dove si avvicendano cowboys, indiani e cercatori d'oro. Tani che mi piesën tjetër, Oregon, kjo fantasi e bandës na qo në Oregon, që është një shtetë në veri përëndim të Amerikës, dhe të gjuesit kjo viene transmetuar në përmjet një ultimi në këto vënde ku duke u afruar cowboysit, indianët dhe kërkuesit e arit. Seguirà al brano Oregon una canzone che un brano musicale, pardon, che la filarmonica dedica a tutti gli alpini della caserma Maria Plotzner di Paluzza. Sapete già di cosa si tratta, l'inno degli alpini. Quindi si. Se tani kjo që do të dëgjoni është një pjesë muzikore që ekzekutohet për alpinët e kësaj kazerme. Quindi con questi due pezzi si esaurisce il programma della Filarmonica di Pogoleto, che vi ringrazia per la cortesa attenzione e per la numerosa presenza. Tutti buonasera. E me kësa e mbyllim edhe qfaqen e kësaj filarmonie të Pogoletës, duke u uruar të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj të gjerë në këtë koncert të bukur. Riguardo l'alimentazione degli albinesi, così, è la stessa che avevano i soldati, che volte? Più o meno sì, era la stessa, solo che no, qui albanesi avevano la contabilità con il Ministero degli Interni, no? Invece con l'esercito aveva la contabilità con il Ministero della Difesa, no? Ma comunque era più o meno il compagno, si aveva stesso fornitore, sai tu, perciò che era fatto i contratti e tu lavoravi sui contratti che era già fatto, sì. Comunque mangiare era eccellente. Non fate, penso che non avevi fatto osservazione, no? Anzi. No, una volta sì, mi hanno portato i gamberetti. E loro che sgamberetti a chi? Non sapevano, c'è Caering attaccato lì che era Ragnis. Sì. Oh, ho cominciato a strucchiare tutta la roba bassa, si arriva denti, hai fatto il fisco, si sono qui e ti ha subito, ora hai spiegato, cercai, ti ha detto prima di fare, e dopo metto tutto a posto. Che Gamberetto, che è un paese di mar, no? Vorrei se ne vedo. Qualche giorno probabilmente aveva mangiato, sapeva ciò che era, chi veniva da scuoteri, che onestamente era di brasi, era tutto bravo, ma che gli scuoteri era particolare, sì, era particolare. Comunque l'Albania che è un paese di Mons, no? Savinca è un bel paese di Mons, è un Mons di 2000 passi metri, sì, no? Sì. E loro vengono da qui, non si sentono come un ticacciase loro, forse?
Beh sì, no, ma ben chi era di Somma, chi era di Durazzo, chi era di Tirana, sa sto anche il mare, niente, che vabbè che loro hanno in mondo subidogne, non è che io hanno lontano, ma noi mai sentuta di piaceva la zona, sì, e che loro lamentava la chiusura che avevano, non era poes di lavoro, fabbriche se viene vanno, a chi a Sudri, intanto le stanze, di Caggi Lauro, devo una mano, ma la gente è stata brava per luce, io gli ho aiutato, una mano era andata in Chiabez, dopo era la Caritas che portava sigarette, portava che roba lì, sì, loro secondo me sono stati trattati benon, gli hanno avuto un bel ricordo, dice che gli hanno avuto a Paluce, sì. Sì, che gli Alpins, anche in queste opere umanitarie, no? A se va giunta a terremoti, gli Alpins, in tal alluvion sono gli Alpins, in tal Langaron gli Alpins, e sei sempre, come, effettivamente, come c'è stato spostato tutto, interpretazione civile, ecco. Tu hai tu rapporti con la protezione civile, come hai tu contatti? No, non hai contatti con la protezione civile, no. Hai fatto tutte queste robe, okay. Ma magari mi fa in arca, si fa da mangiare come Alpins, ma non le hai contato con loro. Come sui Alpins, io andavo a sforzi perché faceva massa, no? Capito? Perché io non ho mai capito che si è fatta chi di abolire in che maniera chi la naia, secondo me la naia poteva tenere non dis 100.000, 200.000, ma che quantità di poter garantire, ma avevano da fare probabilmente il Ministero di Protezione Civile. Ecco, tu mi hai creato le forze militari, non tengo a mettere il nome a Pins, e Ducci, anche il genio civile, tanti erano in Italia in che volta? Quasi un milione? Di soldati, no, di militari? No, sui 180 e 200.000, sì. Erano spese. Allora, come allora, ormai, cioè, che, la guerra sono ormai tutte via satellitare, eccetera, eccetera. Sono opere ormai spese quasi. Sarà come formazione dell'individuo, sì. Ma potevi cambiare le cose, invece di veio come esercito, tu tenevi che 10.000 e tu tenevi pronta la protezione civile. Vabbè che tu ti ringrazia sempre gli Alpins, sì. Perché tu vai a protezione civile, tutti i volontari, tre quarti sono Alpins, dai. Ma con chi finisci? Sì, esatto. E con chi finisci? Comunque si comincia a sierare la sede dall'Anna di qua e di là e la via, a cui vai dopo? Sì, a volenti un addestramento. Sì. Sicuramente l'addestramento che aveva la NAI, in particolar modo, ma anche che hai di scugnei vivi in questi disagiati, mangiare, saltare i passi e via davanti, queste inta chi e non lo ha, ma non per colpa loro, no, ma c'è che proprio la vita di lui e non può andare a questo, no? Che tu fa? Io mandi un saluto di tutti commovente, un grazie a tutti per quel che è stato, per quel che mi è andato, perché sì, io ho nostalgia di avere tata, io di pensare che io di buttare giù questa caserma, io sia chi a miei denti a mi brucerà, mi farà un tic male. D'altronde così non si può tenere, non è un ses, no? Fasarin la mai la bandiera, il 12. Un bel monumento a Maria Plosner, a Fasaran un monumento, sì. Io mi colerà qualche lagrimuta, sì. Ma no, ma mi pensi che tutti chi vengono, che sono stati schidenti, e anche no, or colerà la lagrimuta, perché entra in tal cur la naia, entra in tal cur, e più vecchio tu vengs, e più ci ven fur che questa passione di odi l'amica tu veves. Io come all'era, anche noi avevi il mio comandante Fabris, no? A me, che hai dormito più con lui che io un disegno che è stata qui che con la femmina. No. Sempre a torto, Campos, che l'altro. Dunque a chi resta, no? Hai tanto fatto irlate, mi ha telefonato Piras, mi ha dato il numero, lo hai chiamato, hai vai per telefono, c'è da dire io. E sono rubes bielles. Cuore di Alpino? Cuore di Alpino, sì. Io non so se comunque lei, ma sai che lei. No, è vero, quel che non l'ha fatto la NAI non può capirlo.
non può capire, no. E fa sarà fa niente a capire, perché che un al vai io gli butta io 4 euro di resa chi, ma denti che cala dormita, i denti che la vaita, il cuciniere col silenzio, che la denti. Bene, grazie Sandro Consina. Grazie a voi. Alla prossima. Grazie a voi. E anche per voi da Telaltobut alle Dut, e in tal frattempo non state a dismentire che Telaltobut al ben prima di Dut. Mandi, mandi!